Se ti interessa acquistare crediti FIFA scontati, clicca il link in descrizione. Ma bello a tutti ragazzi, eccoci qua, finalmente ritornati con Road to Glory. Ragazzi, voi state rendendo questa serie la serie più incredibile del canale fino ad adesso. Il vostro supporto è qualcosa di incredibile, quindi vorrei che anche sotto questo episodio riusciamo a superare i 15.000 likes, i 20.000 likes, come volete voi ragazzi. Fatemi vedere quanto amate questa serie. Nello scorso episodio, signori, ci eravamo dimenticati un potenziamento e quindi in questo episodio ho deciso di usare quel potenziamento che ci eravamo dimenticati per mettere Buffon Tots. Visto che è ufficialmente uscita la Tots della Serie A, ho detto cazzo, è il momento di prenderci un Tots serio, perché ovviamente non c'è nessun portiere Motm, quindi abbiamo messo direttamente Buffon Tots. Come potete vedere, ho portato qualche modifica alla formazione dopo l'ultimo episodio. Ho spostato un potenziamento, noi qui avevamo Avelar If, quindi ho tolto un potenziamento ad Avelar e quindi riabbiamo avuto un potenziamento disponibile e ho rimesso Caceres If. Qui gli uomini di centrocampo sono gli stessi però disposti in modo diverso. Pirlo e Vidal non sono nella loro posizione naturale, però speriamo che comunque sappiano giocare anche così. Qui in attacco ho tolto Higuain Motm e ho messo Sala Motm, quindi non c'è differenza di potenziamento. Ho spostato Mertens da esterno sinistro ad ATS e Tevez Motm è la nostra unica punta. E adesso ci andiamo a cercare il primo avversario e vediamo un po' che cosa riusciamo a fare col nuovo modulo. Eccoci qua, signori, il primo avversario di oggi che ci mette davanti una PPL abbastanza cattivella col nostro stesso modulo, tra l'altro. Ah, Bolasie. Oh, Bolasie, che cazzo, ce l'hanno tutti, è qualcosa di incredibile. Oh, attenzione, 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 no, no, non ci credo. Vedi, la droga fa male. Mamma mia, se la butto dentro. 80.000 like voglio se la butto dentro. È buona! No, troppo centrale. Ma che sti massaggi. Sala, 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 Sala. Ci porta in vantaggio. Il gol all'esordio, incredibile Sala, signori. Ecco, là è diventato. È già infermabile, è già infermabile. Sì, vabbè. Madonna santa! Sì, vabbè, ma chi cazzo sei? Gesù sceso in terra! Va bene! Vai, Tevezio! 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 Fa sempre piacere vedere queste cagate. Bravissimo Sala! Bravissimo Sala che ci hai creduto! Bravissimo! Ci hai lasciato il pollice attaccato a quel tiro. Pirlo ha aperto il gioco! Ha aperto il gioco per Sala! Sala! Qualcuno! No, vabbè, ma vaffanculo! Stavi a ballare il tip tap! Vai, Tevez! Vai, Tevez, Tevez, Tevez! Ma che piedi c'hai oggi? Bravo Mertens, bravo Mertens. Bravo Mertens. Rigore? Dimmi che quello non è rigore e mi faccio prete! Vidal? Vidal! Ma Cristo benedetto, io non posso fare il 2-0! Caceres! Oddio, gli ha staccato la testa. Ci ha lasciato l'impronta della faccia sul pallone a sta botta. Metti in mezzo. Chi c'è di testa lì? Dimmi che angolo, perché sennò c'è la testa a piramide. Ah, ok. Raga, cioè, guardate le statistiche. Io non lo so come faccio a non essere a più di 2-0 su sta partita. C'aveva Pelé in panchina. Bastardo. Bella questa. Bella questa. C'è Pirlo in mezzo. Vai, Pirlo. Metti in mezzo. Ti prego. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Mertens. Ha fatto la bicicletta. Ha fatto la cazzo di bicicletta. È la prima volta che mi esce una bicicletta mentre registro un episodio di qualcosa da quando ho FIFA. 20.000 likes solo per questo gol. Mamma mia, non ti stanno dietro. Non ti stanno dietro Mertens. Non ti stanno dietro Mertens. Non ti... Madò, che testa di merda. Ha sbagliato. Ha sbagliato. Ha sbagliato. Ma cos'è? Tevez sotto acidi! Acquittato, signori! Mertens in tutto questo migliore in campo. Pirlo con un assist più la vittoria. Signori, ci portiamo a casa due potenziamenti perché il bonus Rage Quit non ce lo prendiamo perché abbiamo fatto un assist con Pirlo. Adesso vediamo un po' se li uso tutti e due per lo stesso giocatore o se magari potenzio qualcun altro. Perfetto, signori, con i nostri due potenziamenti abbiamo potenziato Chiellini e l'abbiamo fatto passare da If a Tots perché, signori, non c'è il Motm di mezzo nel difensore centrale e quindi con un unico potenziamento siamo riusciti a prendere Chiellini, Tots e per lo stesso discorso Caceres è passato da If a Tots con Florenzi. E adesso ci andiamo a cercare il secondo avversario della giornata e speriamo che anche questo non quitti e ci permetta di fare un po' più di obiettivi con Pirlo. Ed ecco qua il secondo avversario di oggi che ci mette davanti una liga con Neymar, Ronaldo e Bale. Mamma mia Ronaldo, oh cazzo. Bravissimo, mamma mia. Non so se era De Vrij o Chiellini, però porca puttana così si fa. A pisellate nei denti si fermano gli avversari. Dove cazzo? Cosa cazzo di passaggio era?
No, vabbè, ma perché fanno queste cose i miei? Era... Oh, corri, Travezzo, mettici il fisico, bravo! Metti in mezzo... Mettez! Come cazzo l'ha parata? Non lo sa neanche lui, si è buttato! Così ha detto, mi butto! Forse la paro, l'ha parata. Ha già perso lo stacco di testa. E invece no! Oddio, l'ha parata di nuovo! Gliel'hai data bene. Ridà, ricomincia, con calma. Sì, mamma mia, Tevez finalmente trova il gol. Grande azione comunque qui. Grande calma qui di Tevezio, che poi la incrocia. Gli ha incrociato pure la madre. No, 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 dai, non puoi laggare ora. Non puoi, non puoi, non puoi. Grande Chiellini. Ma no, ma no. Ma stava ancora in mezzo al campo il guardaline. Hai sbagliato. Hai sbagliato. Pagherai quest'errore. Pagherai quest'errore. Pagherai quest'errore! L'hai pagato quest'errore! Sto già pronto con l'applauso per il quit. Però a noi non ce ne frega un cazzo, perché ci prendiamo il bonus vittoria e il bonus rage quit anche questa volta, perché purtroppo Pirlo in questa occasione non aveva fatto nulla. Perché le regole dicono questo, che se Pirlo non fa nulla in partita e l'avversario quitta e non ci dà la possibilità di fare niente, noi prendiamo il bonus rage quit. E con i nostri due potenziamenti, ragazzi, ci siamo andati a prendere Nainggolan Tots con un potenziamento, passando Vidal da Motm a Tots. E poi Mertens If è passato a Henderson Tots con un potenziamento, perché signori non esiste un ATS o un qualcuno che vada in quella posizione Motm. Poi magari nei commenti come al solito consigliatemi ancora i vari moduli, i vari spostamenti che potrei fare per provare a mettere più Tots possibile. E adesso ci andiamo a cercare l'ultimo avversario di oggi e speriamo che non quitti. Ed eccoci qui, signori, con l'ultimo avversario di oggi, che ci mette davanti una Bundesliga Lega 1 Neymar della Liga lì da solo sperduto. Ok, non so sinceramente come potrà mai girargli la squadra a questo qui. Io spero gli vada male, perché sinceramente dobbiamo andarci a prendere i nostri ultimi potenziamenti. Oh, oh, chi è? Marchisio? Madonna, ma crollate come cazzo di fogli di carta in una tempesta di merda. Oh, Salah, Salah, Salah è andato. Salah è andato! Stavo già esultando. Ah, vai Tevez, vai Tevez, vai Tevez, vai Tevez, Tevez. Tevez! Ah! L'assist, l'assist Pirlo. Di testa qualcuno ci va. Oddio, chi è? Non so come l'ha. Oddio! No! Bravissimo. No, come ha fatto a tornargli, porca Eva? No, 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 no. No, non è giusto. Io non finirò mai di dire che questo gioco è una merda. Bella, è bella, è bella, è bella. Gesù Cristo! Bravo Pirlo, mi sei piaciuto. Mi sei piaciuto Pirlo, mi sei piaciuto Pirlo, mi sei piaciuto Pirlo! Ha messo l'assist di testa, anche se Tevez si è fatto un chilometro di corsa. L'hai visto? Pirlo ancora con la... Oh, ma no, sei un figlio di puttana, ti ho visto! Gliel'hai fatta di proposito la cross line lì! Bella, è bella, è bella, è bella! Tevezio, Tevezio! La mette dentro! Bravo! Va bene, andava bene, andava bene. O forse la prende... No, se la prende mi metto a piangere. Se la prende mi metto a piangere. Oddio, l'aveva quasi presa. Pirlo. Oddio, era Tevez. Quello è rigore. Non l'ha proprio... Cosa sta succedendo? Non l'aveva presa lì la palla il portiere. Aveva preso solo a Tevez. L'hai messa bene in mezzo. Ah, Chiellini, uccidi qualcuno. Bravo, Evra. L'hai messa... Tevez, ti prego. Oddio, non ci credo. Ma che era sto passaggio? Un po' più forte, mi raccomando. Ha sbagliato! Ha sbagliato! Non ci posso credere! Guarda il primo piano per lui, che ha fatto una cagata epica! Guarda, gli ha preso un crampo al cervello sicuramente! Raja, uccidilo, uccidilo! Bravo Raja, così si fa! Uccidi pure quelli che stanno in tribuna, ammazza tutti! Ok. Anche il mio ho fatto cagate. Ci sta, vabbè, stavolta l'accetto. Dopo il gol di prima accetto tutto. Oddio, Sirigu, sei un eroe. Ah, era Buffon, è vero. Non c'ho più Sirigu, cazzo, che sto a dire. Va bene, non ci credo. Non ci credo. L'hai visto? Spondamela. Oddio, che bella azione. Oddio, che bella azione. Oddio, che bella azione. Madonna santa. Pirlo potrebbe mettere l'assist. Pirlo potrebbe... Ora in gola qualcuno. Oddio.
È finita, signori! Ci siamo portati a casa anche la terza partita sulle tre che abbiamo giocato oggi. Purtroppo in questa partita Pirlo non ha fatto nulla di interessante, anche se ha preso un onesto 7.6. E quindi per questa partita andiamo ad aggiudicarci un solo bonus. Per questo episodio, ragazzi, facciamo una cosa diversa. Me lo dovete dire voi chi devo mettere io. Proprio quello che mi dite più frequentemente, oppure quello che c'ha il commento più votato. Qualsiasi, basta che usiamo un potenziamento. Quindi sotto nei commenti vorrei vedere un consiglio da parte vostra per questa squadra. E così col prossimo episodio andremo a vedere la nuova formazione con quello che mi avete consigliato voi. E quindi, signori, per questo episodio è tutto. Spero che vi sia piaciuto come gli altri. È stato l'episodio perfetto, è stato qualcosa di incredibile. Giocavamo veramente in scioltezza. Quindi ci becchiamo molto presto con un altro episodio del Road to Glory. Lasciate un like, lasciate un commento. Proviamo a superare i 15.000 like, sarebbe il top se riuscissimo ad arrivare nuovamente ai 20.000 like e a superarli. Però, come già detto, per questo episodio per oggi è tutto. Sotin vi saluta. Beh, costano tantissimo, ragazzi. Per tre pacchetti andremo a spendere 300.000 cazzo di crediti. Signori, andiamo subito. Il primo. Ti prego, ieri. Ti prego, ieri. Sto spendendo 100.000 crediti. Sto spendendo... Oh!